Allora ragazzi, prima di lasciarvi al video del chest opening, visto che in privato molti mi avete chiesto di parlare, di dirvi cosa è successo al clan degli angeli caduti, perché come avete visto nell'ultimo video moltissimi siamo finiti nelle frecce tricolori e il clan si era ridotto solamente a 16 membri per poi addirittura adesso cambiare stemma, avere molta gente nuova così, vi chiedo di lasciare 100 mi piace se volete che il prossimo video vi porti la spiegazione, insomma, che cosa è successo agli angeli caduti, perché comunque è un argomento molto delicato e anche, insomma, un po' personale del clan così. Quindi se vedo che c'è un vostro interesse nel sapere che cosa è successo, lasciate 100 mi piace che sarò ben felice di portarvelo. Adesso vi lascio il video, buona visione. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, come avete sentito dalla prima parte, prima dell'intro, vi chiedo subito di arrivare a 100 mi piace, un po' per questo video, un po' appunto per spiegare la situazione nel prossimo video degli Angeli Caduti. Però, allora, come vedete, siamo tornati qua su Clash Royale. Perché? Perché adesso vi spiego bene, ero arrivato a 431 gemme, come vedete in alto. In mesi e mesi di Silver Chest e Free Chest, dove le trovavo un po', sono riuscito ad accumularle, perché volevo appunto aprirvi un baule gigante dell'Arena 7 con queste gemme e vedere se trovavamo qualcosa di buono, insomma. Poi ieri, mentre stavo facendo un attacco ad Minchiam, ho trovato una Magical Chest. Ho detto, cazzo, meglio di così. Ho detto, così abbiamo sia il baule gigante che la Magical Chest da aprire. Quindi iniziamo a fare questo chest opening un po' per rinfrescare un po' il canale, insomma, per riprenderci un po' la mano. Intanto, come vedete, sono anche arrivato in Arena 7 nel frattempo. E vi sto trovando abbastanza bene, solo che mi sono un pelino bloccato, cioè continuo a ondeggiare tra le 2000 e le 2100 coppe, cioè non riesco più ad andare oltre, però vabbè, comunque trovo abbastanza bene col mio mazzo. Vabbè, iniziamo innanzitutto ad aprire le free chest, così vediamo cosa troviamo, ho le 58 di oro, i 3 moschettieri, poi i goblin, benissimo, 8 goblin con le frecce, apriamo l'altra cesta, vediamo che cosa troviamo, ancora 58 d'oro. Ah, vabbè, un stregone buono, non fa mai male, anche se non lo uso in questo mazzo qui, però va bene. E 8 orde di sgarri, che non faccio un cavolo, però siccome nel mio clan richiedono praticamente solamente quelle, almeno ho un po' di soldi in più di guadagnato così. Poi, allora, detto questo, andiamo ad aprire prima il baule gigante, finalmente, dopo tutto sto tempo ad accumulare. Allora, contiene 232 carte normali e 23 carte rare, e tra 1595 di oro e 1885 di ovo. Oh. Apriamo il cosa? Via, 410 gemme così. Allora, 1804 di oro, bene, benissimo. Poi, tre razzi che non ho mai usato. Ok, va bene, dai, andiamo, speriamo un po' meglio. 20 estrattori che non ho mai usato. E 209 scariche che non ho mai usato. Benissimo, il baule gigante più inutile della storia, l'abbiamo registrato per portarlo su YouTube. Grandioso, grandioso, grandioso. Bene, dopo sta cacata possiamo, anzi speriamo, cioè a sto punto, vabbè, intanto ci gemmiamo anche il baule argento, già che ci siamo. Allora, andiamo nel baule argento, cosa troviamo? 65 di oro, un gigante, ecco, già più utile il baule argento del baule gigante. E poi 8 frecce. Ecco, è stato molto più utile questo qua che il baule gigante. Vabbè, va bene così, va bene. Ok, signori, ci siamo. Apriamo il baule magico adesso, vediamo che cosa troviamo. Allora, 629 di oro, bene. Due giganti, va bene. 13 arcieri, va bene. 16 Tesla, va bene. 35 goblin lancieri, va bene, questi qui ogni tanto li uso in un altro mazzo. I P.E.K.K.A. finalmente che non avevamo ancora mai trovato, cioè la potevo comprare ogni tanto nel mercato, ma o non avevo soldi perché ho potenziato qualcosa o quant'altro, insomma non l'avevo ancora preso. 18 estrattori, ancora oggi è la giornata degli estrattori a quanto pare. E due furie va bene, potrei potenziarle e portarle a livello 2 magari nel secondo mazzo, posso farci qualcosa. Va bene ragazzi, questo chest opening è andato, quindi ora direi che possiamo concludere. Come vedete sono a 43 giganti, questo è il mazzo che uso ora, cioè i barbari a livello 8, gli sgherri a livello 8, poi
Poi, gli sgarri uso solamente quella 3, non l'orda, perché voglio tenere il costo del mazzo abbastanza basso, contenuto, quindi fa molto comodo. Poi il bombarolo, le frecce, il domatore, il gigante, il tiratore, cioè il moschettiere, scusate, e la gelo. Quindi, vabbè, adesso andiamo a richiedere il nostro bel gigantino, gigantello e il girello. E vabbè, ragazzuoli, per questo video è tutto. Spero che questo chest opening vi sia piaciuto. Allora, come vi ho detto prima, vi chiedo se riusciamo ad arrivare a 100 mi piace per portarvi il video, insomma, di spiegazione di che cosa, che casino è successo negli Angeli Caduti, perché erano tornati in 16, poi di nuovo in 48, perché hanno cambiato stemma, perché a metà di nomi non c'erano mai stati prima, cos'è successo? Quindi, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti quanti!